Oggi nello specifico siamo qui a fare il presidio per ribadire il fatto che il sindaco Porro attraverso i media locali, attraverso i quotidiani locali ha detto più che non so una falsità, non so se più o meno coscientemente riguardo al fatto che la casa è abitabile, la casa di via Domonza 18, che è stata occupata da circa una settimana. E quindi siamo qui a volentinare questo contenuto e a cercare solidarietà da parte della cittadinanza. Insomma, con il sindaco Porro non è stato deciso nulla, lui è venuto a confrontarsi con noi una mattinata, è venuto qua a parlare, non è stata una riunione decisionale, non è stata nemmeno concertata, lui è arrivato all'improvviso, vabbè, ci ha fatto piacere il fatto che sia venuto a sincerarsi della situazione, lui ha ribadito molto sul fatto che la casa non fosse abitabile per problemi strutturali, noi abbiamo contattato due architetti che invece ci hanno dato la smentita di questa sua informazione, quindi secondo noi la casa è ben abitabile e non ci sono motivazioni palesi per abbandonarla, cioè lui ha ribadito il fatto che aveva un progetto su quello stabile ma che la giunta comunale non aveva i soldi per mandare in porto questo progetto, le ristrutturazioni, quindi voglio dire anche se si dovessero riappropriare dello stabile non verrebbe subito riutilizzato dal comune, sarebbe quindi inutile lo sgombero. Ma in questo momento ci stiamo occupando di lavori di piccola ristrutturazione all'interno dello stabile, cioè ci sono degli infissi danneggiati, l'intonacatura, ci sono stati dei cedimenti ma solo da parte dell'intonaco, nel senso che la struttura regge benissimo ma parti dell'intonaco sono caduti, stiamo risistemando. I lavori vanno a rilento ancora, però stiamo facendo il possibile. I rapporti con la vicinanza per quello che ci riguarda sono buoni, nel senso che molti ci hanno portato la solidarietà attraverso dei beni di prima necessità, delle coperte o comunque non si lamentano degli schiamazzi notturni che non esistono, che sono inesistenti perché abbiamo il massimo rispetto per il vicinato. Insomma.